Qual è la mission del Movimento Federalista Europeo? Il Movimento Federalista Europeo ha l'obiettivo di spingere perché il processo di integrazione europeo vada a concludersi in una vera unità politica dell'Europa. Quindi che l'Unione Europea evolva fino a diventare una federazione europea, quindi una democrazia europea e non solo una struttura tecnica, economica, come oggi prevalentemente purtroppo è. Ed è un obiettivo che porta avanti dalla bellezza di più di 70 anni perché è stato fondato da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi nel 1943. E da allora porta avanti questa istanza. Sentivo Mario Segni questa mattina su Rai Radio 1 che diceva l'unione politica della comunità europea è un obiettivo che non vedranno né i miei figli né i miei nipoti. Lei cosa risponde? Io cerco di essere più ottimista, ma per un motivo semplice, perché francamente non vedo quali siano le alternative percorribili a questo. Perché il processo può andare solo in due direzioni, o va avanti, evolve e può evolvere solo nel senso di una maggiore integrazione e quindi di un'unità politica, oppure può tornare indietro, come certe forze politiche vogliono che faccia. E se torna indietro vuol dire che si torna a un quadro politico di tipo ottocentesco, di stati nazionali con sovranità assoluta, contrapposti l'uno all'altro, e su questa cosa noi europei abbiamo già dato, basta, quindi, perché ne abbiamo già viste troppe. E peraltro il mondo non è più quello che era 100 o 200 anni fa, noi viviamo in un mondo globalizzato, ci confrontiamo con dei giganti, con dei titani geopolitici come la Cina, la Russia, gli Stati Uniti, l'India, il Brasile eccetera, e quindi non si vede come sia possibile tornare in una prospettiva nazionale per competere, vivere e sopravvivere in un mondo di questo tipo. Sono stata io che ho sentito per prima l'esigenza di portare il Movimento Federalista Europeo e la Gioventù Federalista Europea anche qui in Molise. Il Movimento Federalista si sta componendo qui, si sta costituendo qui ad Isernia e ben presto costituiremo anche la sezione della Gioventù Federalista Europea qui, perché credo che siamo noi giovani, noi ragazzi, a dover sentire di più la necessità di riportare il concetto positivo dell'Unione Europea. Siamo noi in fondo quella generazione che più ha potuto sfruttare le opportunità che l'Unione Europea ci offre. Siamo la generazione dei progetti Comenius a scuola, dei progetti Leonardo, dei progetti Erasmus, e quindi credo che dobbiamo appunto dare questo risvolto positivo, portare tra la gente questo concetto positivo dell'Unione Europea. Prima è nata l'Unione Europea e poi, vedendo che l'Europa non ha funzionato e fa acqua da molti punti di vista, prendiamo un caso, il tema dell'immigrazione aspetta ancora una risposta da parte dell'Unione Europea, mentre noi ci vediamo che l'Unione Europea ci dà delle direttive per la dimensione delle telline o delle cozze che dobbiamo pescare. Questa è la cartina di tornasole che questa forma di governo non funziona. Ora, è inutile dare la colpa agli euroscettici o al rigurgito dei nazionalismi, perché ci sono e sono nati. Non sarebbero nati se l'Unione Europea funzionava e avesse funzionato come tutti ci attendevamo. Sono nate delle forme di euroscetticismo che non sono proprio contrarie all'idea di Europa e neanche all'idea di Unione Europea, ma l'idea di questa Unione Europea che deve la sua sostanza, la sua forma di essere soprattutto all'economia. Forse questo non va a tutti bene.